Le stufe a pellet inquinano poco, sono efficienti e permettono di risparmiare fino al 40% sulle spese di riscaldamento. Ma come abbiamo visto dal nostro test fatto sui modelli più diffusi sul mercato, non sono sempre sicure. Solo un'installazione a regola d'arte, eseguita da professionisti abilitati, consente un loro utilizzo in piena sicurezza. Ma non è sufficiente. Dalle nostre prove è emerso che alcuni prodotti sono rischiosi e non a norma di legge. Proprio per questo abbiamo inoltrato le segnalazioni al Ministero affinché ritiri dal mercato i modelli pericolosi. Come abbiamo fatto il test? Per le nostre valutazioni di laboratorio abbiamo acquistato le stufe nelle normali catene di vendita al pubblico, le abbiamo installate e impostate seguendo le indicazioni dei produttori, o qualora non siano state fornite, così come le abbiamo ricevute, senza apportare modifiche. Prima di tutto ci siamo concentrati su uno degli aspetti più importanti, la sicurezza elettrica dei componenti e la sicurezza termica, ovvero la temperatura delle superfici e dei componenti interni. Dopodiché abbiamo calcolato i consumi elettrici, misurato di quanto pellet ha bisogno ogni singolo modello e stimato l'efficienza energetica. In ultimo, abbiamo analizzato le emissioni in base allo scarico di sostanze, come anidride carbonica, monossido di carbonio, ossidi di azoto e polveri sottili. Per finire, valutiamo il comfort, la facilità d'uso e di pulizia della stufa. Ogni prova viene fatta basandosi sulla normativa europea EN14785. Ma non ci siamo fermati qui. Risultati del test alla mano, abbiamo organizzato un gruppo d'acquisto per dare l'opportunità a tutti i consumatori di comprare un prodotto sicuro e efficiente a un prezzo esclusivo. Sui siti di altroconsumo.it e di casarinnovabile.it trovi i dettagli della nostra iniziativa. Per te un'offerta speciale sulla stufa pellet e un codice sconto per la fornitura di pellet, entrambi premiati come migliore acquisto e migliore del test.